Ciao, benvenuti a questo nuovo video di riflessioni letterarie, in cui prendo più o meno una decina di libri dalla mia libreria e vi dico un po' di pensieri, okay? Libri che ho letto magari qualche anno fa, che non ricordo benissimo, non sono recensioni approfondite, ma per scambiare un po' di parole con voi, riflessioni e soprattutto consigli di lettura. Quindi usiamo questo spazio per questo, accetto anche suggerimenti di lettura in basso nei commenti e come al solito cerco di fare un po' di varietà, quindi vi porto magari dei libri di fiction, dei libri di non fiction, più lato business, marketing, startup, quindi quello di cui parliamo normalmente su questo canale, e invece dei libri che sono non fiction, però più magari su temi separati, a volte geopolitica perché è un po' la storia di questo canale, ma spesso anche altri temi come nella puntata di oggi. Partiamo da questa volta un libro di non fiction, però generico, che è questo qui, Nudge, la spinta gentile, libro di Thaler, da non confondere con Thaler, perché è un altro scrittore di non fiction. Libro molto molto interessante, ci sono tantissimi esempi di come il modo in cui noi inquadriamo qualcosa, in cui spieghiamo qualcosa, in cui poniamo una domanda, influenza la risposta che riceviamo dalle persone, sia risposta scritta pratica che risposta emotiva, che risposta comportamentale. Quindi un libro che vi consiglio di leggere perché vi permette di cominciare a pensare a queste cose, quando magari fate qualcosa al lavoro che richiede anche solo e semplicemente lo scrivere una domanda, scrivere copy per un sito, scrivere una documentazione, insomma qualsiasi cosa. Ci sono sicuramente anche qui delle cose discutibili su cui si può riflettere. Loro hanno una visione molto pragmatica anche di questo aspetto. La visione dell'autore è un po' che sia giustificabile questa, se lui lo chiama appunto nudge, spinta gentile. Questo indirizzare le persone in una determinata direzione, anche senza che loro se ne rendano conto, se è per un bene comune, un bene più grande, cosa che è difficile da stabilire. Però è un punto di vista interessante, ma soprattutto la parte di esempi, la parte di studi, veramente offre tantissimi spunti di riflessione, fa capire anche meglio a noi come ragioniamo e in quale occasione invece cadiamo in questi bias, in queste piccole trappole. Quindi ve lo consiglio assolutamente come libro di non fiction generico, chiamiamo così questa categoria per adesso. Passando invece a fiction, vi porto, vediamo un po' cosa possiamo andare a prendere. Ah, bellissimo questo. Vi porto un libro italiano, perché qua, un libro italiano, Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari. Questo è un libro che mi ha catturato, veramente scritto benissimo. Nonostante in questo libro non succeda nulla, succede tutto, okay? Questa è la tipica frase da recensione di libri che non vuol dire niente, però per farvi capire insomma, la potenza di questo libro, una volta dovevo andare a cena, e ero un po' in anticipo, mi sono seduto a una fermata dell'autobus per leggere, ho rialzato gli occhi e avevo 5 chiamate perse di persone che mi aspettavano perché nonostante fossi arrivato in anticipo ero ormai a 20 minuti di ritardo. Perché ero rimasto intrappolato da questo libro e nonostante ci sia un pattern che è ripetuto, che è costante, voi state costantemente stridolando i bracci della vostra sedia per cercare di capire cosa succederà. E quando non state facendo questo, quando non c'è questa ansia di andare avanti, leggere, capire cosa sta succedendo, avete il tempo di riflettere sulla psicologia del personaggio, del protagonista, ed è un libro, secondo me, spettacolare che in pochissime pagine. Diciamo 160-170 pagine almeno questa edizione, anzi no, 190, scusate, riesce a creare una storia che appunto vi cattura e che secondo me soprattutto è della lunghezza giusta. Se non vi pesa avere una lettura di un libro dove fondamentalmente, ripeto, non succede nulla, ma vi interessa il modo in cui le cose sono scritte, vi interessa magari l'approccio dello scrittore, un po' anche questa cifra stilistica particolare, allora assolutamente leggetelo e date un'occhiata. Poi, per quanto riguarda invece i libri di business, vi porto questo qui: Product Led SEO, libro scritto da Eli Schwartz. Disclaimer: Eli è investitore nell'azienda dove lavoro al momento, software. Libro particolare perché si parla di SEO, ma Eli è un fautore della SEO non legata alla scrittura di contenuti con determinate keyword scritti in una determinata maniera per finire più in alto nella SERP, ma lui crede che la maniera migliore di approcciare la SEO al giorno d'oggi sia quella di strutturare il prodotto in modo che la SEO sia dentro il prodotto stesso e che appunto riusciamo in modo da riuscire a rincarci sulle pagine grazie a qualcosa che già fa parte dell'esperienza utente. Offre vari esempi in questo libro che secondo me sono molto interessanti e che spiegano molto meglio di quello che non riesco a fare io.
la strategia, però insomma lo vediamo con tool che magari hanno template. Questi template servono sia all'utente per diciamo migliorare la propria esperienza, ma anche perché vanno a finire nel ranking di Google, oppure quando ci sono tool, lui fa l'esempio di un tool di apprendimento linguistico, tutti i contenuti che vai a creare legati a determinate parole, cosa significano determinate costruzioni grammaticali, sono contenuti che si possono benissimo rankare su Google. Quindi ti porta un po' lontano dal solito framework, ok, come creo contenuti che si rankino bene per la SEO, e ti portano invece nell'area del, ok, come strutturo questo prodotto in modo che venga trovato in maniera organica su Google. Quindi assolutamente lettura interessante e consigliata. Poi, per quanto riguarda la geopolitica, mi affretto perché la memoria sta finendo, Prisoners of Geography, Tim Marshall, l'ho citato nell'ultimo video, uno dei primi libri di geopolitica che ho letto quando uscì, vedete qua ci sono 3.000 bigliettini, è un po' l'equivalente delle linee rosse che vi citavo nello scorso episodio, però di livello superiore, oserei dire, e anche ancora più user-friendly, quindi se siete veramente novizi al mondo della geopolitica o simili, ve lo consiglio, tantissimi temi diversi, libro che ormai è un po' vecchiotto, però lui ha scritto anche altri libri che non ho mai letto, però insomma sicuramente dateci un'occhiata perché può valer la pena assolutamente. Per quanto riguarda invece letteratura, vi consiglio un libro molto diverso dal primo, cioè questo qui, La trilogia di New York. Paul Auster, scrittore che ho scoperto di recente in realtà, ma devo dire sono abbastanza fan di romanzi americani. Questi scrittori, un altro che mi ha colpito subito è stato Ian McEwan, e questa è una raccolta, una trilogia, una raccolta di tre storie. Trilogie che hanno a che fare con l'investigazione, a volte anche un po' col paranormale, quindi libro thriller veramente intrigante. Se volete passare una bella giornata di relax leggendo qualcosa che anche qui vi terrà incollati alla sedia, però in questo caso c'è un po' più di azione, anche se degli elementi in comune con Il deserto dei Tartari, questo paragone verrà sembrerà pazzo, ma ci sono, quindi assolutamente dateci un'occhiata. Torniamo invece ai libri un po' più legati al business, vi prendo un reperto storico, che è questo qui, Jab, 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 Right Hook, libro di Gary Vaynerchuk, libro anche questo abbastanza antico, tra virgolette, per quanto possa essere antico un libro sui social scritto da Gary Vaynerchuk, forse 2016, comprato da un Tommaso appena uscito dal liceo, che stava scoprendo la figura di Gary Vaynerchuk, è rimasto molto affascinato, e nonostante lui sia una figura un po' controversa, sicuramente con dei problemi, credo che abbia sia stato una delle persone più brave a veramente spiegare l'approccio giusto da seguire sui social per chi vuole costruire un brand duraturo, che sia un brand di un prodotto, ma soprattutto un brand personale, oserei dire. E tutto il concetto di Jab, 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 Right Hook si basa sull'idea di offrire contenuto gratuito in grande volume, contenuto di valore, e poi dopo il right hook sarebbe il tentativo di vendita o la richiesta, se vogliamo così, al proprio pubblico. Quindi libro secondo me avanti rispetto ai suoi tempi, che è riuscito a spiegare un concetto che magari già era stato capito da chi operava nel mondo dei social, però Gary Vaynerchuk ha il merito di aver introdotto moltissimi magari proprietari di business a questo concetto. Poi magari merito dipende, alcuni possono contestare poi la qualità dei risultati che vengono da questo libro, ma ve lo consiglio, soprattutto non avete bisogno di leggere questo libro in realtà se seguite un po' i suoi contenuti, specie i contenuti vecchi, ecco, devo dire ultimamente non l'ho più seguito, però rimane un personaggio interessante, e all'epoca secondo me ha fatto un po' la storia del marketing via social media. Quindi assolutamente Gary Vaynerchuk, Jab, 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 Right Hook, per me è stato un libro importante. E anche un libro un po' che mi ha... era il periodo in cui ho cominciato a interessarmi di più al mondo del marketing, del social media, quindi libro anche a livello sentimentale forse, dai, importante, lo dovevo includere almeno per questo motivo. Poi, ultimo giro, vi parlo di un altro libro in ambito geopolitico, che è questo qui. Difendere l'Europa, libro italiano, scritto da Lorenzo Pecchi, Gustavo Piga e Andrea Truppo, e con l'introduzione di Lucio Caracciolo, direttore editoriale di Limes, per chi non lo conoscesse, e ex professore di storia a Roma 3, pochi primi anni che mi unissi io, quindi non l'ho mai avuto come professore, però insomma, personaggio molto interessante.
È un libro in cui si parla dell'esercito comune europeo, fondamentalmente, se proprio volessimo renderlo semplicistico. Quindi perché non c'è, perché non esiste, qual è la storia, servirebbe oppure no. Libro interessante perché è un tema che si tira spesso fuori, e ultimamente se ne è parlato di più, se ne è parlato meglio, però specie al tempo in pochi spiegavano quali erano le problematiche dell'esercito comune europeo, perché non è accaduto nonostante ci fossero stati dei tentativi, quali sono le complicazioni e quali sono possibili soluzioni. Quindi un libro che tendenzialmente è a favore, mi sembra, di ricordare almeno, di questo potenziale cambiamento, però con raziocinio e con spiegazioni di quelle che sono le cose che andrebbero fatte per sistemare l'attuale situazione. Anche questo libro, come vedete, come tutti gli altri che vi ho fatto vedere, un po' troppo impregnato di matita, però ecco, veramente, se volete approfondire questo tema, se vi interessa l'aspetto militare, libro che vi consiglio, poi anche italiano, quindi insomma, il Made in Italy ce lo teniamo. E parlando di Made in Italy, ancora un'ultima, questo sì, lo metto come fiction, anche se forse non lo è, un libro di Italians. In realtà questo libro non l'ho letto io, John Hooper, l'ha letto la mia ragazza. L'abbiamo trovato agli Uffizi di Firenze, quando siamo andati lì in vacanza, e l'ha comprato, ed è un libro, devo dire, molto carino. Non so se lo leggerei come italiano, però vi consiglio di magari darlo come regalo a partner o amici che magari si sono trasferiti in Italia o che magari sono interessati a conoscere meglio l'Italia. Perché? Perché è un libro che spiega un po' la storia del popolo italiano, prende alcuni avvenimenti particolari, alcuni aspetti particolari della... parla anche della nostra storia, di come ci influenza, e dà un po' la nostra cifra stilistica. Ecco, alcune cose non mi trovano d'accordo, altre sì, però secondo me è un libro ben studiato. Lui, se non sbaglio, è stato un giornalista in Italia per tanti anni, quindi offre anche un bel punto di vista esterno. Se vi capita, secondo me è una lettura carina. E finiamo con libri di business, se non sbaglio è questo quello che ci manca. Vi do un altro libro che mi ha consigliato Ethan Evans, che ho citato anche nel video passato, e questo è il libro che vi dicevo, The One Minute Manager. È un libro, veramente sembra una sottiletta, ma questo secondo me è un punto di forza di questo libro, perché sono 100 pagine, ma scritte così, non so se si vede, quindi veramente non è che ci sia tutto questo testo su ogni pagina, ma è quello che serve, cioè ve lo leggete in 15 minuti, ed è una masterclass su come gestire le persone. Vi porta esempi di appunto situazioni in cui vi potreste trovare con persone che lavorano per voi, vi spiega dei concetti in maniera semplice, chiara, efficace. È un buon reminder, cioè questo è il tipico libro che magari uno può anche scorrerlo un'altra volta dopo un annetto, se magari sentite che è un momento in cui state avendo difficoltà a lavorare con delle persone che dovete gestire, a comunicare, magari qui dentro ve lo riscrollate e ritrovate di nuovo la risposta. Quindi libro assolutamente consigliato, specie se volete imparare a gestire persone, se dovete gestire persone o se un giorno questo potrà essere parte della vostra professione, ed è anche un libro abbastanza economico, mi sembra. Quindi assolutamente dateci un'occhiata a The One Minute Manager. Io vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video di pensieri di libertà sui libri che sono qui davanti a me nella libreria. Spero che questo video vi sia stato utile, aspetto i vostri suggerimenti nei commenti, e soprattutto aspetto anche i vostri commenti sui libri che ho citato, magari ne avete letto di qualcuno e sarebbe bello scambiarsi un po' di opinioni. Io come al solito vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Fate le solite cose che vi chiedono di fare gli youtuber, tipo iscrivere, mettere mi piace, la campanella, eccetera eccetera. Ciao ciao!